Ben ritrovati gentili telespettatori, il telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo a Torre di Mosto dove una famiglia era rimasta inevitabilmente scossa e addolorata per la morte della propria bimba di 15 mesi. A distanza di un anno praticamente, ora arriva una condanna per il papà, perché in quell'incidente in cui rimase appunto vittima la piccola, a quanto pare non era stata legata proprio con le cinture. Sentiamo allora il servizio di apertura del telegiornale. Al dolore per la perdita della figlioletta di un incidente stradale avvenuto lo scorso anno sulla Triestina si è aggiunta la sanzione per essersi trovato alla guida dell'automobile in quel tragico momento. Il padre della piccola Eleonora Aica, morta a metà settembre del 2014 in seguito ad un incidente stradale sulla Triestina, ha patteggiato dal giudice Massimo Vicinanza 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo. Le indagini coordinate dalla PM Carlotta Franceschetti avevano portato a concludere che la piccola non sarebbe stata assicurata al seggiolino e per questo motivo aveva battuto la testa in un incidente che forse avrebbe potuto non essere fatale. La strada era rettilinea in quel tratto e non risulta che la Opel Corsa della famigliola e il camioncino carico di pietrame che arrivava sulla corsia opposta andassero a chissà quale velocità. L'incidente risale al 16 settembre del 2014. La famiglia stava rientrando a Torre di Mosto, dove risiede, da Padova. La piccola di 15 mesi era stata dimessa proprio quel giorno dall'ospedale padovano, dove era stata ricoverata per qualche giorno. Dopo una visita alla Basilica del Santo, la famiglia stava rientrando. Il padre Mohamed El Boussouni, trentenne, era al volante. Arrivati a San Donai, in via Calvecchia, la loro Opel Corsa si scontrò con un camion della Generazioni Costruzioni SRL. Mohamed fu portato via in ambulanza e ricoverato in terapia intensiva per un trauma toracico. La mamma, Miriam, gridava chiedendo al personale del SUEM di salvare la piccola, che invece morì durante il trasporto. Una scena straziante che la famiglia, dopo la terribile perdita, ha dovuto ripercorrere nuovamente con il processo. A San Michele al Tagliamento il sindaco Pasqualino Codognotto ribadisce come la tassa di soggiorno per Bibione sia stata studiata davvero con precisione. Lo abbiamo sentito. A proposito proprio della qualità, signor sindaco, se non ricordo male non era l'attuale giunta, parlo di Legnano, della vicina Legnano, quindi del sindaco Fanotto con cui lei tra l'altro ha un ottimo rapporto, ma della precedente giunta in cui si ribadiva, anzi si fece addirittura una campagna promozionale, comunque pubblicitaria di Lignano alle spalle di Bibione, in cui si ribadiva no alla tassa di soggiorno, venite a Lignano. Ora Lignano invece, il suo collega appunto Fanotto, guarda anche a San Michele a Tagliamento e gli stessi attori di Lignano guardano cosa è stato fatto a Bibione, grazie all'amministrazione comunale, grazie agli stessi attori, operatori di San Michele Bibione. Insomma, avete fatto un po' scuola. Non sono in grado di insegnare, per carità, non sono in grado di insegnare, però io ero convinto e sono convinto che questa risorsa, se interamente destinata a quello che la legge norma, cioè che sia destinata al comparto turistico e non a altri ambienti dove si disperde magari queste risorse. E da lì si fa vedere esattamente che sono impiegati, che le cose vengono fatte e che c'è quindi un ritorno di qualità per il turista, ma anche per i nostri imprenditori che investono su quel territorio. Io faccio sempre un esempio in cui assolutamente quasi naturale costruire un albergo a 5 stelle e avere fronte alla porta un marciapiede rotto, una strada con le buche, un verde mezzo secco e quant'altro. Cioè questo non lo trovo. Allora la pubblica amministrazione, se deve prendersi la responsabilità di mettere una tassa di soggiorno che vada però in questa direzione, che assicuri tutti che non ci sono dispersioni, che verranno esattamente impiegati peraltro come ha deciso lo stesso tavolo di concertazione. Certo, poi noi dobbiamo fare altre scelte, per amor di Dio. Però alla fine, ma qual è il male? Cioè, ma alla fine qual è il male? Ma io rispondo anche a quelli che ancora si ostinano. Per carità, va bene criticare la pubblica amministrazione, i politici qua e là dicono, non fanno, eccetera. Ma quando le cose vengono fatte? Quando si fa, va bene, anche con qualche ritardo, per carità, le cose. Ma qual è il problema? Cioè questo io mi chiedo. Allora, ho trovato proprio anche negli ultimi periodi nel sindaco Luca Fanotto, ma anche nel sindaco che era prima grado, che adesso purtroppo anche loro hanno delle vicende amministrative diverse, ma
Ho trovato assoluta convergenza su queste cose, cioè forse non so, è anche il caso di dire, ma sono, è cambiata la politica perché necessariamente ha dovuto cambiare perché l'economia non tirava, ci si è seduti al tavolo con gli imprenditori, si è cercato di capire cosa che ci unisce piuttosto che tornare o rimancare qualcosa c'è che ci divide, forse questo trae beneficio anche con tutti coloro che operano insomma nelle varie misure in una località turistica. Cioè, se voglio dire, sulla base di una leale collaborazione, se le cose che si dicono vengono fatte, perché continuare un atteggiamento che ci fa solo perdere tempo poi alla fine? Io non dico poi, per amor di Dio, di aumentarla, eccetera, eccetera, ma che cosa ha bisogno la città oggi, o le città oggi, vista la tua domanda che era, se hanno bisogno di questo e non ci sono risorse, beh. Se c'è un canale in cui queste risorse si possono trovare senza snaturare, senza aumentare la pressione fiscale, comprendendo che il margine dell'impresa è certamente diminuito, ma probabilmente non è questo che lo farà diminuire ancora. Forse questo, magari, se alla fine del ragionamento lo farà anche aumentare l'attrattività di quella stessa azienda che si trova in quel contesto che è stato rivitalizzato, grazie magari anche alla tassa di soggiorno. Ecco, questa è la mia idea. Io non sono fermamente convinto. E porterò avanti in questo senso farò tutte le considerazioni che abbiano questa direzione, in sostanza. L'allarme per il terrorismo, ma anche per l'insicurezza, beh, si alza un po' ovunque. Essendo Nadi Piave, ci sono delle preoccupazioni proprio sulla sicurezza. Sentiamo. Istituire una commissione consiliare sulla sicurezza è la proposta principale lanciata dalla minoranza nel Consiglio Comunale straordinario di ieri sera a San Donà. Le liste di opposizione hanno presentato un documento unitario prevedendo la creazione di una nuova commissione o attribuendo ad una già esistente il compito di approfondire temi sulla sicurezza, riunendosi una volta al mese per garantire un monitoraggio costante della situazione. Secondo la previsione della minoranza, le funzioni della Commissione potranno essere articolate come ascoltare le interpellanze dei cittadini, illustrare un vademecum per la prevenzione di furti e rapine, divulgare le attività svolte e i risultati raggiunti da amministrazione comunale e polizia locale, oltre alla possibilità che il prefetto Domenico Cuttaia relazioni sull'attività di contrasto alla criminalità da parte delle forze dell'ordine. I consiglieri che hanno sottoscritto il documento chiedono alla Giunta Ceresair di contrapporsi in modo più incisivo ai fenomeni violenti e considerare prioritarie le politiche per la sicurezza. Si auspica nel più breve tempo possibile una convocazione del prefetto e di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine per relazionare pubblicamente sullo stato della sicurezza, poiché i cittadini percepiscono di essere sempre più indifesi, riporta il documento. Rassegnati di fronte ad atti violenti che pare non riescano ad essere combattuti con fermezza da quanti preposti alla tutela del territorio. Tra gli altri punti evidenziati, si invita l'amministrazione comunale di attuare interventi concreti ed urgenti in merito ad altri temi caldi, quali l'armamento dei vigili, mettere in rete i servizi di videosorveglianza pubblici e privati che facciano capo ad una unica centrale operativa. Potenziamento poi dell'illuminazione pubblica, lotta al fenomeno delle case occupate in modo abusivo, interventi di polizia nelle aree più degradate e lotta all'accattonaggio, coinvolgimento delle associazioni di stranieri come monitoraggio attivo, richiesta di maggior presenza di agenti di polizia e di carabinieri in orario serale e notturno. Di città metropolitana invece ha parlato il sindaco di San Stefano di Livenza, Matteo Cappelletto. Siamo con Matteo Cappelletto. Sindaco di San Stefano di Livenza. Boh, siamo in un luogo un po' strano per parlare di città metropolitana, ma la città metropolitana ha anche i presepi, oltretutto. E non vorrei dire che la città metropolitana è quasi un presepio oggi, ma insomma. Allora, cosa si sente dire su questa città metropolitana? Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Oggi hanno fatto lo statuto, poi verrà portato sicuramente nei consigli comunali, ma lei come sindaco che partecipa, sentiamo con la sua voce. Sì, mi pare che il lavoro che è partito fino adesso sia un lavoro difficile. Lo era già in premessa per il Consiglio metropolitano, quindi per i sindaci che sono stati eletti, proprio per l'evoluzione normativa e anche l'impostazione nuova che deve dare la città metropolitana. Quindi è un lavoro difficile. Ci troveremo a breve, credo entro fine anno, come conferenza metropolitana per entrare nel merito dello statuto. Credo che la strada sia complicata e sia abbastanza lunga, per cui spero che lo spirito e la volontà con cui nasce la città metropolitana, che è quella di mettere assieme i territori e di farli funzionare in maniera organica, come succede in tante altre aree,
questa sia la strada e spero che si riesca a raggiungere. I tempi non saranno sicuramente velocissimi perché c'è proprio un cambio culturale dietro a questa impostazione, però insomma l'auspicio è questo e è quello che, per cui lavoriamo tutti, credo. Sentendo Brugnaro, lui non vuole, da quello che si capisce, la specificità dei territori eccetera, però noi abbiamo sicuramente un problema di confine con il Friuli Venezia Giulia, per cui secondo lei come andrà a finire? Beh, io credo che inevitabilmente quella delle aree omogenee è una cosa prevista anche dalla legge del Rio, per cui prima o dopo bisognerà farci i conti. Il fatto che si inserisca in maniera chiara nello statuto credo sia una cosa importante, ma nel caso che questo non dovesse avvenire sarebbe comunque importante che questo venga tenuto in considerazione. La Venezia orientale, quindi Sandonatese e Porto Ruarese assieme, sono aree di confine con il Friuli, c'è il litorale, c'è il confine con tutta l'area dell'Opitergino Mottense, quindi è un'area che per tanti motivi e anche per la gestione stessa dei servizi non sempre orbita su Venezia, penso alla questione idraulica, penso alle questioni idriche, per cui è fondamentale che questa specificità sia tenuta in considerazione. Volenti o nolenti bisognerà che il sindaco Brugnaro se ne convinca, insomma. Ecco, anche qui speriamo il 2016 in un anno che chiarisca definitivamente questa operazione. Sì, il 2016 sarà un anno decisivo per la città metropolitana, perché si capirà chiaramente se dovrà essere una replica sbiadita della provincia oppure se sia in grado di farla diventare effettivamente un'area urbana condivisa che è in grado di guardare più in là e di valorizzare Venezia, che sicuramente è elemento di traino per tutti, ma al tempo stesso tutte quelle altre qualità che questo territorio ha. Andiamo a Oderzo, invece, al centro della preoccupazione della popolazione, soprattutto di un quartiere, c'è il quartiere che è a ridosso della ex caserma Zanusso, c'è proprio appunto questo edificio che è stato destinato ai migranti, la popolazione del posto non ci sta. Migranti alla caserma Zanusso, adesso a mobilitarsi è la borgata di Magera, dove si trova il complesso militare. A scrivere una lettera al comune, che nel contempo è stata distribuita a oltre 250 persone, è stato Bruno Girotto, ben conosciuto nel quartiere. Politici, amministratori, cittadini di Oderzo, sveglia, unitevi, fate blocco, salvate la storia millenaria della nostra città. E questo è l'invito che Girotto rivolge agli opitergini. Siamo in una situazione di emergenza, lasciate fuori la politica per fini elettorali, abbandonate gli screzi, i condizionamenti, le ideologie di partito. La caserma Zanusso, insiste Girotto, vada al comune di Oderzo per la creazione al suo interno della cittadella della sicurezza, di centri sportivi, sedi di associazioni di volontariato, culturali, d'arma. Con lo spostamento nei suoi capannoni del deposito delle corriere, altamente inquinante, ora situato in una zona agricola, un problema parcheggiato in vista della sistemazione all'interno della caserma. Tutti possono sbagliare, se la classe dirigente che amministra Oderzo ha dormito, le opposizioni cosa hanno fatto per dare la sveglia? Non ci dobbiamo arrendere, ha ribadito. E intanto lunedì si riuniscono i sindaci dell'intesa programmatica d'area anche per parlare di accoglienza diffusa. Ora parliamo dell'associazione Gruarius, è andata a visitarla appunto, l'ha conosciuta un po' di più approfonditamente il nostro professor Fagotto. Oggi abbiamo ospite un componente del direttivo dell'associazione Velica Gruarius. Il guidone lo facciamo vedere e cogliamo l'occasione per dire: questa associazione dove ha la sede? Allora, il Circolo Nautico Gruarius ha la sede in Viale Cadorna 34, vicino all'ex macello, il Porto Gruaro. Dove ci sono tante associazioni? Ci sono tante associazioni, ci sono sommozzatori, c'è il tennis club. Noi siamo proprio nell'angolo, lì dove c'è la casetta dell'acqua. Benissimo. Chi vuol venirci a trovare il venerdì sera, a che ora? Tutte le sere, alle ore 21 siamo lì. Anche le ragazze possono iscriversi all'associazione Velica? Le ragazze e i giovani sono ben accetti sicuramente, perché giovani pure. Equipaggi bene. Giovanili ci servono. Ebbene, io penso che la ragazza, per le sue caratteristiche, possa veramente essere una eccellente marinaia. Quindi, anche perché ha una capacità di sequenza ordinata, e armoniosa nel gestire le variabili, e poi l'abbiamo già verificato. Noi abbiamo una ex socia che è stata con questo signore, e lo diciamo, in Sardegna a prendere, no, un catamarano. Quanto grande? 11 metri e mezzo. Pensate, una
una ragazza è andata a prendere un catamarano e portarlo dalla, da dove? Da Stintino in Sardegna, le abbiamo portato a Bibione, abbiamo fatto 1250 miglia e nel 2013, un'esperienza meravigliosa, e varie soste perché logicamente non si poteva fare tutto in un'unica tirata, e trovando anche brutto tempo e con un catamarano non ben attrezzato, che doveva essere restaurato. Ma sai che la invidio? Ma sai che la invidio? C'è parecchie persone che l'abbiamo invidiata tutti, guardi, le possiamo garantire tutta l'associazione. Qualcuno mi invidia per il viaggio e qualcuno mi invidia perché a bordo avevo questa una bellissima signora che... E c'è da dire anche che l'associazione ogni volta che ci si trovava ci si dialogava su voi che eravate, e anche il Morassuto Andrea, presidente, e ci raccontava che era in contatto continuo con voi per insieme superare le difficoltà. La meteorologia. Comunque, ecco, questo è stato proprio un esempio concreto di cosa fanno gli associati della Gruarius. Fanno cose serie, fanno cose non banali, non si fermano solo a veleggiare fronte Bibione. E con questo ci salutiamo e ci rivediamo ancora. Grazie. Marisa Giordano, la vincitrice del premio Copertina Moto di Rivenza, è stata avvicinata dal nostro Luca Curtarelli. Siamo con Marisa Giordano, premio Copertina. E in più anche un'altra foto dentro il calendario, dunque due foto. Insomma, 150 foto, 56 pretendenti, un risultato importante. Importantissimo, visto che sono nuova delle foto e che sono rimasta felicissima e contentissima, inaspettato tutto. Prossimo anno ci siamo di nuovo? Sicuramente sì, non mi aspetto naturalmente questi risultati, credo sia la fortuna dei principianti. Beh, mai dire mai, no? Ok, proviamoci allora, grazie. Adesso scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna, fotoreporter. Si ferma qui l'informazione del Veneto Orientale, vi invito a restare con noi e intanto vi ringrazio per averci scelti. Buon proseguimento con i nostri programmi. A risentirci.